Dopo una prestazione del genere, scialba, senza verve, senza furore agonistico, dopo una prestazione non da lupi, quella contro il Catanzaro ha evidenziato molte lacune che fanno parte del nuovo Avellino targato Piero Braia. Ce ne sono diversi di flop nella debacle interna contro i giallorossi di Calabro, errori o se preferite orrori da film del buon Dario Argento. Gabriele Rocchi è stato senza ombra di dubbio il calciatore che non ha garantito la solidità al pacchetto arretrato bianco-verde, anzi dal primo minuto ha sofferto gli attaccanti calabresi che gli hanno tagliato almeno 10 volte il campo alle sue spalle. Poteva starci un passivo maggiore, ma tra imprecisioni e poca lucidità gli avanti ospiti hanno graziato i lupi. Bocciato! Bocciato anche Emanuele Adamo, l'ex casertana non spinge sulla corsia, è bloccato, ci sta una gara sottotono e dopo le tante buone ed esaltanti prestazioni questa volta è rimandato. Quando si perde 3-1 in malo modo come abbiamo appena evidenziato, non è semplice neanche trovare uno spiraglio, una luce, ma in Gabriele Bernardotto ed in Beppe Fella ci proviamo. Il gol dell'ex attaccante del Monopoli è da favola, prima marcatura in casa. Il merito della realizzazione però in parte da attribuire all'ex bomber di Lanusei e Vibonese Bernardotto, che ha fatto un'azione travolgente prima di servire la sfera Santaniello. Tutto sommato le loro prestazioni sono state sufficienti. Ora per Gabriele è tempo di sbloccarsi, per Fella di confermarsi.